Sì, Hello. hello. Dov'è il mouse? Questo. Che Ma non l'hai? brutta. Ok. Ma. Credevo l'avessi. No, altrimenti aspetti sempre il momento giusto. E quindi ho aspettato anch'io. Vediamo se parte, non parte. Si fa finta di Come partire. fa finta di partire? Secondo me. Inge. Ok, E qualcosa. là. È Invece no, va! partito. Yeah. Perfetto. Boh, E a si noi vede non faceva anche vedere che era partito, la cosa era davvero bellissima. E lì. allora. Tu Perfetto, continua a parlare che intanto io sincronizzo. ma perché devi farlo? Perché l'ho rivisto l'altra volta e dà fastidio che l'audio non Ok, sia sincronizzato col perfetto. labiale. Allora, stasera, come il titolo sotto dice, parleremo di quello che è avvenuto. Ciao, ciao e ciao! Quello che è avvenuto Ciao. al World Championship, quindi i mazzi che effettivamente sono stati giocati in questo evento, e capiremo anche il motivo per cui non sono propriamente nuovi. Il nuovo logo che vedremo all'uscita di Dominaria. E qualche informazione in più, o comunque per ricapitolare su Magic Arena, perché effettivamente durante il World Championship hanno fatto vedere una partita, un'altra con mazzi, se non sbaglio, diversi, però non ci sono tantissime novità, anche perché a novembre, quindi tra poco, inizierà la beta. E che andrà ad ondate, ma quello ne parleremo nel Sì, momento in cui dopo. arriveremo a parlare di quello. Quindi inizieremo con l'evento che è appena finito, che è finito domenica, che sono i mondiali. Non sono strutturati solo in un unico formato, ma sono strutturati Sì, prima in Sealed, come i Pro come i Pro Tour, come Tour e tutti gli poi in eventi di Standard. un certo livello. Quindi, e comunque sono troppo vicini al release per permettere di vedere veramente dei mazzi Ok, nuovi. l'ho Fatto? sincronizzato. E te l'ho detto che c'è problemi col Via. gommino. E poi tu c'hai le orecchie Queste le ruse. lasciamo. No, Le non è lasciamo? vero. Sì. Quindi è vero che i mazzi, cioè qualcuno ha detto, ma sono gli stessi mazzi, il meta non è cambiato, ma non è una partitella di un FNM. Esatto. Queste persone al World Championship ci guadagnano dei bei soldoni e nel senso, cioè parecchi soldoni, quanti? Non ricordo. 100.000 100.000 dollari dollari, il primo, il primo poi ovviamente, gli altri. 50.000 il secondo, E via via. 25.000 il terzo. Essendo dei bei Hola. soldoni, non vogliono rischiare una carriera, una vincita, buttandosi su mazzi che non hanno avuto in tempo, fatto in tempo a Esatto. provare. Quindi al massimo hanno variato le liste oppure adattato e quindi fatto, cioè si è potuto vedere un contro che magari Sì, prima non non c'è. c'era o non si pensava così. E quindi Esatto. iniziamo. Allora andiamo. Aspetta, dobbiamo organizzarci perché abbiamo preparato un po' di cose, ma non le abbiamo chiaramente provate. Perché questo è il bello della diretta. Quindi sfacciamo questo qua, ve lo metterei di qua, anzi di qua, Sì, la così possiamo vedere la chat chat. e lui intanto sposterei più in Diciamo che così. Che alto. cosa? Ah Ecco. beh, sì. Poi, e quindi qui. Allora, beh, il grosso, l'introduzione Sì. l'hai già detta praticamente I tre te. Abbiamo mazzi che. visto pochi mazzi, ma Sì. per il semplice fatto che hanno scelto la creme della creme, possiamo dire, dello standard, Esatto. che nello specifico sono stati Temur Energy, Ramona Pred, perché ormai è lui, il più veloce, il più aggroso monorosso, e Blu-Nero Control. Ovviamente,
gioca il fatto anche che comunque ci siano pochi mazzi anche il numero limitato di giocatori, Sì. perché è un torneo di solo 24 giocatori, i migliori esistenti, appunto perché sono i migliori esistenti, tendono a non rischiare sulla loro pelle una perdita così ingente, che potrebbe non tanto rovinare la carriera in sé, ma comunque non dargli la possibilità di questo guadagno che per un giocatore che magari fa anche altro nella vita, Esatto. cioè si toglie un po' di Un po' pensiere. di, sì, un po' di E anche per sfizio. un team, che può essere una cosa molto positiva vedere uno del proprio team vincere. Decisamente sì. E, quindi per l'appunto il meta, quello che abbiamo, che avete visto, abbiamo visto, che vedrete nei video, non sarà la rappresentazione di quello che sarà lo standard dopo Ixalan, Diciamo che è ancora un pre. è un sì, hanno preso praticamente i mazzi più forti del meta scorso, li hanno aggiornati. E basta, cioè quello che veramente farà vedere probabilmente come Come funzionerà sarà il lo nuovo meta? standard, sarà come al solito il Pro Tour, perché Che il sarà? Pro Tour non me lo ricordo, Yeah. tra 3 settimane Sì. mi sembra, a fine ottobre, no, se non mi ricordo male, era sempre il weekend del Lucca Comics. Quindi tra 24 Quindi giorni, dovrebbe essere, visto che sì, abbiamo appena scoperto, prenotato, forse. sì, prenotato, abbiamo fermato una camera in un hotel perché probabilmente saremo sicuramente a Lucca Comics il E mercoledì, quello certo, primo ci siamo. novembre, E forse e sabato e forse faremo domenica, sabato e domenica. se però mi Ci confermano confermano una delle cosa, cose. altrimenti no, perché non ce la facciamo. Da qua quindi abbiamo 3 mazzi relativamente conosciuti. Sicuramente Temur Energy e Ramunap mi avete fatto cagare. No, 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 tranquillo, Monte. tranquillo. Ci veniamo con te mercoledì. Esatto. Anche perché altrimenti le prendo dalla Vale, quindi. E non si direbbe, ma come fa male? Quindi Temur Energy e Ramunap Red già li conoscevamo, Ubi Control un po' di meno, ma è sbocciato a Grazie a una causa a una carta. carta che adesso andremo a vedere chiaramente. Su, andiamo, tagliamo queste cose Andiamo frivole e andiamo al direttamente al sodo. sodo. Aspetta che non vedo perché io giustamente non ho messo le. Era. No, non vedo le scene. Ma non lo so. Tu. Slideshow, cliccalo. Non Dovrebbe essere vedo. in fondo. No, tu da quella posizione dovresti riuscire a No, vederlo. non lo vedo. Non lo vedo. Niente, fa lo stesso, È là guardati. in fondo, è il secondo, ma in fondo Non vedo niente. Non vedo neanche più il mouse. Dov'è questo? Yeah, questo qua. Ah, olè. Allora, questa è la Creticore. Ciao. ciao. Allora, che bello. Allora, blu-nero perché è, diciamo, stato considerato uno dei 3 mazzi più forti dello standard, di questo standard, diciamo. C'erano solo gli altri due e quello. No, perché più che altro era un mazzo che prima non c'era. Cosa fai? Era un Appaio mazzo dalle rovine che sommerse. non si. Cioè non esisteva blu-nero contro, c'erano altre cose. E praticamente la carta che l'ha fatto tornare alla ribalta è In cerca di Azkanta, che è veramente in un mazzo control come quello lì, che è il classico control pesca, passo e quello che giochi te lo counter o te lo distruggo, fa veramente. Cioè, veramente devastante perché fornisce un sacco di vantaggio carte, costa 2 alla fine a livello di incantesimo e fornisce un buon filtraggio alle pescate perché comunque puoi guardare ogni turno la prima del tuo grimorio e puoi decidere anche di metterla nel cimitero se è una cosa che non ti serve più che altro.
Magali regala sempre Magali regala gioie. sempre gioie. E poi una volta girato, oltre a diventare comunque una terra in più che in control va sempre bene, può davvero dare un vantaggio carte enorme anche, cioè lasciato lì per diversi turni più che altro, potendo comunque sia fare impulse essenzialmente, quindi guardarti le prime quattro carte del Grimorio e sceglierti la risposta più adatta a quello che sta giocando l'avversario, magari non hai il counter giusto in mano, la tua mano in realtà è come se avesse altre quattro carte che sono le Esatto. prime del tuo Grimorio e poter scegliere tra quelle il counter o la risposta più adatta in base alla situazione. Ed eventualmente se non è niente, se l'avversario non fa niente di cui tu ti preoccupi barra non fa niente, a cui tu debba rispondere. Insomma, sfiga e non A fa fine nulla. turno dell'avversario puoi sempre pescare essenzialmente una carta in più. Quindi è veramente si è rivelata essere probabilmente una delle carte di Ixalan che verrà più usata oltre ad altre. E infatti una volta che si è sempre visto in tutte le partite che una volta che Control ha girato è diventata Azkanta, molto spesso ha finito col vincere perché davvero cioè, una cosa del genere in un control fa vincere. Non per nulla due di questi blu-nero control, anche se poi non No, hanno anche se andati. effettivamente non sono andati in finale, però due su quattro erano nella top. Quindi vuol dire che Sarà hanno che risposto bene anche a mazzi comunque qualcuno come ha anche guppato. mono rosso. Qualcuno ha anche guppato. Vabbè, sì, ci sta. Facciamo un po' di simpatia. E l'altra carta Poi che vediamo in questo mazzo che è stata aspetta, scelta, non non ho fatto. hai fatto? Ok. Ok. È il No, beh, beh, qua c'è. la carta effettiva che permette Esatto, la ok, vittoria. la chiusura. Essendo come ogni conto deve avere una chiusura E ed è di qui c'è un solito buccone o Mecca assurdo. Titano. O chiaramente Dio Scarabeo. Scarabeo divino, che anche da solo fa i buchi essenzialmente, perché ti fa, ti crea lui un esercito, c'è sempre stata la giocata nel mantenimento, rianimo la tua cosa, così io posso profetizzare e farti un danno extra, diciamo, e non è, cioè, si è rivelata questa carta, si sta rivelando sempre più essere veramente la carta più forte dello standard perché lo stanno iniziando a giocare tutti, essenzialmente. L'altra carta nuova che è stata inserita nel mazzo, non è una costante ma si è vista giocare, è il Disprezzo di Vraska. È un'ottima rimozione, generica comunque, perché può sia una creatura o un planeswalker bersaglio, è istantaneo e questo permette di essere comunque più incisiva rispetto a una stregoneria. Anche solo per il fatto che lo puoi flashbackare con il Mecha Titano. Esatto. E rimuove comunque e esilia tutte quelle creature molto grandi che danno particolarmente fastidio come Azoret o Scarabeo Divino che altrimenti non ti toglieresti. Esatto. Perché esiliando è l'unico modo per toglierti alcuni grossi problemi, Sì, per grossi toglierti e rispettivamente un indistruttibile grassi. E e una un... cosa che a ogni fine turno ti torna in mano dal cimitero. Quindi Quindi permette anche comunque di togliere i planeswalker problematici di questo standard, che sono in particolare Chandra, Fiamma di Sfida, e quindi ti permette comunque anche di avvantaggiarti perché un guadagno di 2 punti vita in una partita possono essere sempre comodi. Ricordiamoci che uno è decisamente. finito con 1 punto vita e l'altro era 4, ma ha vinto Esatto. perché lì aveva fatto dei bei punti. Mazzo successivo che in realtà non è un mazzo nuovo perché è Ramunap Red che io ho provato, non mi è piaciuto, però effettivamente visto giocare seriamente a certi livelli è davvero carino.
Anche perché è veloce, aggressivo e sostanzialmente non ha subito modifiche per ora, ma potrebbe subirne. No, ne ho subito No, sostanziali, sostanziali, no, ma no. nessuno di Però c'è questi stata, matti ha perché, nel avuto. senso, però c'è stata la possibilità di, cioè ci sarà la possibilità secondo me di vedere delle altre creature che nel Mono Rosso possono starci. In particolare ha subito due piccoli cambiamenti per ora, che però sono dei cambiamenti Cioè, lo belli che lo tosti, rendono più forte, a mio perché un set parere. completo di colpo di fulmine, che non fa mai male perché alla fine è creatura giocatore bersaglio, gli fai 3 danni a costo 2 ed è bellissimo, lo so, a costo 1 è meglio, però piango. Però E poi i side, non di main, un set completo, anche qui, di Ferocidonti Scatenati. Questa carta è particolarmente interessante perché è un 3-3 costo 3 e fin qui. A minacciare, quindi diventa comunque più difficile perché abbiamo visto anche come Karezeve sia effettivamente forte, perché anche se piccolina può minacciare i primi turni fa dei danni assurdi. I giocatori non possono guadagnare punti vita, quindi anche con removal, come abbiamo visto prima, o altre cose che ti Esatto. permettono di avvantaggiarti, non lo puoi fare. La cosa più interessante, che magari è anche un po' controproducente, ma i giocatori di Mono Rosso sanno che bisogna farsi un po' di male, è che ogni volta un'altra creatura entra nel campo di battaglia, il Ferocidonte infligge un danno al controllore di quella creatura. È un pochino quello che è stato l'Eidolon per i Burn. Circa. L'idea è un po' quella, che per fare tante cose interessanti ogni tanto devi fare un po' No, però male. in realtà questo è a vantaggio cioè non è uno svantaggio, è un vantaggio per il mazzo Burn. Perché tu, ok, ti puoi fare un danno, ma Sì, ma ne puoi fare. solitamente l'avversario è sempre sulla difensiva, Sì. quindi te non sei esposto come invece l'avversario è già dai tuoi danni iniziali in più da altri danni collaterali. Anche perché per proteggersi dalle tue creature o anche semplicemente per bloccarle se hanno minacciare, devono Esatto. per forza giocare delle creature e quindi si fanno danni o prendi danni della creatura che non riesci a bloccare oppure ti fai danni per giocare Sì, altre ma creature. soprattutto questa carta è stata messa in risposta al virtuoso dei Turbinanti che gioca Energy, che pagando 3 energie puoi fare un Tottero, che quello è molto problematico per un mazzo che tende ad attaccare con delle creature, perché l'altro si fa dei paranti infiniti con In questo l'energia, caso in ogni questo parante caso ogni parante comunque prende ti un danno. porta via un punto vita e questo non è positivo. Quindi tiene anche comunque sotto controllo questo sciamare. Sarà molto forte eventualmente contro pedine. Se ci sarà un pedine, sì, già si gioca, quindi nel senso non vedo perché 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 toglierlo? toglierlo, esatto. L'ultimo mazzo è Temur Energy, che ovviamente ti lascio spiegare perché come Raghunath Red Temur io l'ho provato, Temur Energy è più vicino al tuo Energy. stile. Sì, Temur Energy è essenzialmente una iterazione del mazzo Energy, si sta rivelando essere tra i più forti dello standard, perché cioè, effettivamente la meccanica dell'energia l'hanno veramente spinta parecchio. A differenza della meccanica dell'esplorare. Esatto. E mi chiudo nella mia tristezza. È stato il vincitore di questo World Championship. Ce n'erano molti di Energy, sia Temur che Quadricolor, giusto per agganciarci al fatto che il dio Scarabeo lo viene giocato da tutti, essenzialmente Quadricolor è il Temur Energy Più Dio splashato Scarabeo. di nero per il dio Scarabeo. E perché è forte Energy? Perché gioca delle minacce, delle creature relativamente economiche che però si adattano e si ingrossano man mano che la partita va avanti, grazie appunto all'energia che riesce a produrre e ad accumulare, considerato che queste creature, appunto, per attivare i loro effetti necessitano quasi esclusivamente di energia. Che succede? Non lo Cosa c'è? so. Niente, avevo visto. Mi sembrava che si fosse impallato.
non credo, penso ci scrivano se si impalla Ok. il tutto. E, inoltre ha accesso al blu, che gli permette quindi anche di giocare risposte efficaci come counter, specifici, diciamo, contro diversi mazzi. Counter. E appunto questo mazzo si basa talmente tanto sull'energia e su carte forti che il mazzo giocato dal vincitore non ha praticamente carte di Ixalan se non la terra rosso-verde che è uscita nuova, che chiaramente dà più, ancora più consistenza al mazzo rispetto a quella che è entrata a patta di Amonkhet, Quindi lo rende anche effettivamente più nonostante possa essere veloce. ciclata, però effettivamente penso che preferisca. Giocare il turno prima una cosa che Esatto, aspettare. esattamente. Le carte chiave, diciamo, dato che di qua di carte nuove di Ixalan non possiamo parlare, le carte chiave di questo mazzo sono carte come Cucciolo di Zannalunga, che è un 2-2 a costo 2, apparentemente Innocuo. innocuo, che però non capita. Diciamo, non capita raramente di vederlo diventare quasi un 5-5, un 6-6, addirittura un 7-7. Ho avuto l'opportunità di affrontare un Tamriel nell'ultimo test del tesoro. Ho visto partite di H stella meno complesse a vincere, infatti ho perso 2-1. E giocava il ciccione incounterabile di Ixalan. Ah, il dinosaurone. E quindi carte come queste che scendono di presto E pian piano essenzialmente, diventano se non grandi. risposte, possono davvero diventare delle fonti di danno temibili. Altra carta che è veramente problematica in questo mazzo è l'Idra Irsuta, non solo perché anche lei essenzialmente si pompa pagando le energie, ma anche perché prende antimalocchio e quindi è molto difficile da rimuovere. Se è giocato bene, questo mazzo è davvero problematico dal punto di vista, cioè per l'avversario, perché ha veramente tante minacce che sono difficili effettivamente da rispondere. Un'altra simpatica creatura che viene giocata, se non sbaglio, anche qui, è il nostro simpatico la Torre di Gloria. Esatto. Che se non sbaglio non era stato giocato anche in qualche mono rosso di Di Scythe? side si gioca in Sì. mono rosso per andare un po' più Per ovviamente big. fronteggiare creature più grandi, come con di side abbiamo visto Chandra messe di side o aggiunte dalla main alla side, cioè dalla side alla main per finire i 4x, o la sconfitta di Chandra, per Sì. esempio. Il La Torre di Gloria è effettivamente una creatura problematica, perché? Perché vola, è rapida. È un 4-4 e ovviamente mentre attacca infligge 4 danni a una creatura non drago bersaglio e questo diventa una simpatica removal. Esatto. Quindi è un Cioè il forte di questa è che essenzialmente è una è un'arma. rimozione su creatura e non su una creatura 1-1, ma su un 4-4 volare rapidità a costo 5. Esatto, Non quindi entra, è. attacca, vola, potrebbe farti 4 danni diretti e intanto distruggerti qualcosa. Più bello di Esatto. così. Molto forte contro i Planeswalker Sì, anche, perché perché comunque, vola e fa 4 tranne danni, in cioè alcuni 4 in forza. casi, tranne in una questione tipo di un mirror match dove tu potresti mettere magari un parino e quindi magari Esatto. parare effettivamente i 4 danni dell'attore, però Buonasera, Sir Waterfall. Effettivamente i 4 danni a un'altra creatura, quelli li fai, punto. Allora, abbiamo praticamente appena finito di parlare dei mazzi che Del World hanno Championship. giocato, esatto, World Championship. E adesso non mi ricordo se non penso di avere altre cose. Invece sì, Sì, perché Chandra, perché ovviamente l'avevi sì, Chandra che ho nominata. nominato, che la vediamo sia giocata qui che qua in qualche mano rosso. E Ovviamente nel Azeroth. mono rosso in particolare viene giocata Azoreth, perché senza Azoreth non è divertente. Beh, Azeroth si è rivelata essere dall'inizio
Ero un po' scettico quando l'ho vista, Perché comunque sinceramente, è ma difficile, era difficile ha trovato il ipoteticamente. mazzo Sì. giusto, essenzialmente. Monorosso è veramente la sua casa Anche perché perfetta. guardarla così sembrerebbe difficile riuscire a soddisfare la sua seconda, la sua No, più che richiesta. altro ti sembra una cosa troppo svantaggiosa. Però se lo giochi in un mazzo monorosso, lo sai che a un certo punto la tua mano sarà praticamente vuota e tu dovrai pregare di pescare la carta giusta e piangere quando è terra. Basta, e poi si torna da scatta. Si torna da scanta. Allora, adesso si passa a parlare di qualcosa che è un pochino, diciamo, più frivolo. Con quel musetto, per forza, che viene E sì, giocato. lo so, è tanto vela. È vela quasi quanto la gattona che abbiamo qua. La vedi? Sì. Miccia, 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 miccia. Miccia. Sì, peccato che abbiamo solo quella, Eh sì. altrimenti tappezzavo Lo so, ci l'armadio. sarà uno per ogni sport, ognuno per ogni anta. Esatto. Allora, mi sa che la dea che... Beh, non è un caso se è la dea che è sopravvissuta, è la prescelta Sì. del Ha mono red. Aspetta, non ho capito perché questa è fatto diventata... quello che voleva. Non Sì, bravissimo, vedo che hai lo so. capito. Allora, il World Championship è finito e adesso passiamo a una cosa che è successa durante il World Devo Championship. far così perché non mi ricordo le cose. Ok. Praticamente è stato annunciato un cambiamento che non è in realtà un cambiamento epocale perché lo abbiamo già, cioè è già È già avvenuto avvenuto, questo cambiamento. e quindi non è così epocale. Però ci sarà un redesign del sì, si può dire redesign, sì, dai, del logo di Magic, che non significa, e questo lo teniamo a precisare perché non cadete nel panico, non cambiano il retro delle Sì, carte. è la prima cosa che tutti hanno chiesto e che è anche la prima cosa che hanno scritto nell'articolo, Perché cambiare il retro delle giustamente. carte, come ho letto risposte, tipo, cioè vorrebbe dire, tra virgolette, spoilerarsi una, cioè tu Sì, hai più se avvantaggi. uno non gioca le bustine coperte, diciamo, Sarebbe un avvantaggio. capisci Sì. se c'è una carta nuova o una carta vecchia. Per quello non penso cambieranno mai il retro delle Oltre carte al fatto che è già bello di così ed è Magic. talmente iconico che dopo 25 anni non me lo puoi cambiare, invece il logo in sé, quello che vediamo stampato sulle buste, sui prodotti, non è la prima volta che cambia. Il primo è quello che vediamo qua Sì. sotto. E praticamente è durato fino per parecchio, se non Fino ai sbaglio, 2000, gli anni agli 2000, anni 2000. 99, non mi, cioè fino al 99 o al 2000 proprio. Aprire un po' il suono, Aprire in che senso? alzare forse. Alzare, alziamo un po'. Possiamo farlo? Davvero? Penso proprio di sì. Possiamo. Credo sia questo. Sì, cioè, se cambieranno il retro effettivamente delle carte, come ci fanno notare, UltraPro ringrazierà perché tutti compreranno le Metto bustine. il 117% come era prima, come era dall'altra Wow, parte. ok. Abbiamo Allora. aumentato un po' il volume del microfono, quindi diteci se si sente di più barra O meglio. meglio. Allora, praticamente. Cambieremo l'ultra, ringrazio. Avete pensato di cambiare? Oh, io farò una nuova linea di buste che tutti vorranno perché fanno ultra compagni. C'è tipo il malvagio drago dietro l'ultra pro. C'è il malvagio Sì, drago dietro c'è l'ultra Nicole pro, Moss, esatto. così. Allora, in cinematico Matt Cavotta, che io pensavo fosse Gavotta, invece è Cavotta, è No, un è artista Cavotta. e dipendente Wizard, Sì. ovviamente. Esatto, Ha mostrato il logo reinventato, però non partiamo dall'ultimo, partiamo dal primo, che è partiamo dai primi. questo. Il primo, come vediamo, è molto molto, cioè, da più un lato, non tanto come potrei dire fumettoso, non è più fumettoso, ma è legato a quel clima fantasy che c'era negli anni 90 o Sì, anche i 80, nel lascito degli anni 80-90, i primi fino al primi 2000, i 90, primi esatto. 90. Che aveva questa idea molto molto interessante. In realtà era molto bello, sembrava proprio disegnato No, a no, l'hanno mano, disegnato a mano, era disegnato a disegnato a mano, mano, ed era proprio e perché... dava questa idea comunque in linea con tutte le art del periodo. Esatto, perché al tempo... L'idea del medieval fantasy che Sì. c'era in quel periodo.
Ovviamente il logo, quindi perché c'è un cambio anche successivamente? Perché non perché cambia l'identità completa del gioco, ma perché cambia un po' la sua identità, la Sì, sua storia il muta, modo di cambia presentarlo di presentarlo e semplicemente. anche da un certo punto, come vedremo per l'ultimo, anche di viverlo in sé, Sì, perché e sì, l'ultimo cambio è quello che si stacca di più dagli altri, ma anche perché quello che vogliono fare si stacca di più dal semplice gioco di carte, Ma io non mi ricordo, ecco. di mezzo non ce n'era stato uno più giallo, o più giallo era No, semplicemente il uno più giallo è dietro. quello del 2000, che è questo qua. Ok, allora del 2000 è un po' più giallo, è un po' è sempre abbastanza legato a quell'idea, però Sì, più più definita, più forse anche semplicemente non fatto a mano libera, ma ma risistemato fatto con graficamente. Photoshop, barra qualcosa di più semplice anche poi da gestire sui vari prodotti. Ha un livello anche cioè la texture è fatta in un certo modo, non dà un'idea di Grezzo. grezzo come era il primo. Beh, il primo non era grezzo perché era fatto male, perché proprio volevano Sì, renderlo in volevano quel modo. rendere come se fosse stato magari anche semplicemente preso su un'iscrizione su Sì. un muro, cioè l'idea doveva essere quella idea di fantasy un po' medievale che ricorda i manuali della 3.5, anche Sì, se o i manuali di anche serie C, anche prima, cioè delle prime esatto. edizioni di D&D, cioè il periodo è quello, la casa è quella, cioè le cose si Sì, richiamano. l'immaginario Io era fantasy era quello. quello. La mamma Weasley è sempre la mamma Weasley. Esatto, ma anche lo stesso Matt Cavott ha detto, a quel tempo cioè, il fantasy era quella cosa lì, il fantasy erano le illustrazioni fatte a mano, cioè si vede chiaramente. Cos'era il Cioè, fantasy? quel mago lì, si vedono le Era spennellate, bellissimo. si vede che è disegnato, nel senso non è. Il Love Magic era bellissimo alla Advanced, mi sa, con gli inizi di Magic. Il logo blu, questo Sì. era bellissimo, ma oggi non è un logo che si può Già nel riproporre. 2000 basta vedere le art da che livello sono passate, cioè Da che stile, da che quindi. stile, ma anche livello oggettivamente, Però perché questa può essere bella, ma la tecnica qua è sicuramente perché là migliore. era legata comunque al mondo del fumetto, Sì. del fantasy a fumetti, perché fino a quel momento era vissuto in quel modo il fantasy, i giochi da tavolo, i giochi da tavolo, i giochi di ruolo, il fumetto, era tutto sulla stessa Sì. onda. Che comunque non si è mai, fino al 2000-2015, cioè nel senso dal 2000 il concetto di fantasy è sempre stato quello, magari si è scostato dal tempo dal medieval Sì. Sì, fantasy a un fantasy un po' più classico, elfi, cioè società strutturate, cose alla Tolkien, potremmo e dire, poi come comunque anche stile. creature che venivano riprese anche nell'altro prodotto Wizard, quindi pian piano le persone si sono abituate a vedere certe cose e rivederle nelle carte andava bene, funzionava. Creature tipo questa, che è un rinoceronte umanizzato, era una cosa normale nel fantasy, è una cosa Esatto. normale nel fantasy, te lo aspetti. Però il logo ha preso quella caratterizzazione più definita, che il periodo in cui il periodo aveva Sì, bisogno di sì. qualcosa di più strutturato, più adatto, più grafico. Nel 2015 15. abbiamo avuto l'introduzione della rarità mitica. No, quello No. già prima. Prima. E allora perché erano cambiati nel 2015? Mi hai Perché mentito no, ieri. nel 2000 Alara ha introdotto la rara Sì. mitica. Alara non era 2015, era No. ben prima. Però Sì. hanno voluto modificare alla fine, perché non è cambiato No, di hanno solo chissà cambiato il cosa. Hanno colore cambiato il colore, all'interno. le linee e così, perché volevano probabilmente prima hanno detto sì, teniamo questa cosa qua, poi hanno detto ma aspetta, noi adesso dobbiamo fare anche i giochi digitali, eccetera, e poi per quello è durato così poco, secondo me, perché ci hanno impiegato tanto a decidere di usare questo logo, potevano usarlo per ben prima, Sì. secondo me. Questo logo cosa rappresenta? Una modernizzazione
anche delle storie che vengono raccontate tramite le carte. Non ci sono più soltanto elfi, goblin, tritoni, soldati, regni da conquistare, necromanti. Ci sono cose ben più che spaziano molto più il fantasy moderno. Abbiamo visto Eldritch Moon Abbiamo visto con il una cosa gotico, alla Cthulhu. abbiamo visto un etherpunk in Kaladesh, abbiamo visto Abbiamo il visto. ritorno rinnovato di vecchi Esatto. luoghi, abbiamo visto un ritorno a Mirrodin in condizioni molto diverse da come l'avevamo lasciata, un ritorno a Ravnica con una lotta ferma perché non lottavano più le gilde nello stesso modo in cui le avevamo lasciate prima e col vecchio logo. Sì. I Quindi pirati, i dinosauri, dinosauri dinosauri! e conquistadori, insomma. Diciamo che hanno capito che il fan, cioè hanno capito, probabilmente hanno deciso che era il momento di attingere da più fonti di fantasy, E perché da quindi allargare essenzialmente l'idea sì. propria del fantasy canonico per entrare in un fantastico gene più generico, ma che piace anche. E anche questo si riflette anche come si era riflesso nelle illustrazioni prima, si riflette anche qua nelle illustrazioni più. Più Che focalizzate su determinati personaggi hanno per voluto creare una dare continuità una direzione artistica di un forte. set, cosa che prima non era così forte, cioè non c'era un art director che faceva i bozzetti di come era l'abbigliamento della determinata cosa, della determinata gilda di Ravnica, della determinata fazione di No, pirati. Giulia, non dirglielo! Natale si avvicina. Il wifi del collegio, no! E adesso proveremo magari a fare per un periodo più di una live a settimana, perché poi si può richiedere l'affiliazione a E Twitch. quindi? E quindi devo informarmi, ma secondo me è come quando diventi partner, perché dovrebbe essere una metà via tra essere partner e non esserlo. In cui dà la possibilità ai visualizzatori di scegliere la qualità. Cosa fai? Fiorellino, sboccio. Non mi ascolti. Ti ascolto. Di dare Quindi, la possibilità conclude. a voi che vedete di selezionare la qualità con cui volete vedere la live. Wow. Cosa che ade cioè adesso noi stiamo venendo incontro a chi di voi ci segnala che non riesce a vedere la live perché si blocca papà. Quindi adesso stiamo trasmettendo in 720p a 30 frame. Ma noi potremmo fare una qualità superiore, così chi riesce ci guarda a 1080p super mega. Chi non riesce può Vedendo semplicemente abbassarsi film la mia ricrescita. e comunque seguirci senza problemi, più che altro. Maledetto voi, fai condiviso con persone che non guardano Ma online. soprattutto potresti convincerli a guardare, non lo so, dei film di DVD, Esatto, studiare. potete. Studiare. Allora, da quello che ho capito, sei in un convitto. Tu chiedi a chi lo gestisce, fai tipo, ma il martedì sera non è che possiamo fare Tombola. serata cinema e voi vi guardate un film in sala comune? Sì, brava, bella idea. Allora ci vediamo martedì prossimo e te non ti presenti mai perché sarai in camera a ciucciare tutto il wifi e guardare le nostre live. Oppure, non lo so, gli stacchi il wifi, te lo porti via il router e ti attacchi Ti attacchi esatto con con l'imano. l'Ethernet direttamente e stacchi il wifi del router, così sei a posto, non te lo può rubare nessuno. Quindi, Siamo passati dicevamo, quindi a questa il fantasy un po' più modernizzazione anche moderno delle storie e delle trame. delle illustrazioni e del modo anche in cui viene gestito tutto quello che concerne la storia, l'ambiente grafico proprio di un'edizione. E il colore arancione è stato scelto semplicemente perché volevano che ci fosse rappresentato qualcosa di caratteristico, di nuovo e caratteristico, e quindi l'hanno proprio chiamato la tonalità arancione mitico, Wow, è perché mitico. era la rara mitica che potevano fare, come ho detto, l'hanno aspettato il 2015 quando c'era da ben prima, però
questa era l'ultima iterazione. Andiamo all'ultima, ultima. Andiamo a quella che, sì, che abbiamo poco, ci sarà. Che abbiamo alcune cose da dire ed è già tardi. Sì, quella che ci sarà a partire da Dominaria, quindi primavera del 2018. 2018. E sarà questa qua. Chi è attento l'avrà già vista dove? Nel logo di Magic Arena. Che sì. Magic Arena ha già questo, il logo, diciamo, quello nuovo. Allora, apriamo una parentesi. Personalmente... Aspetta, io ho questa parentesi. Ok, poi io ho chiuso questa. Personalmente questo logo non mi convince, cioè nel senso mi sembra troppo digitale. È vero che è pensato apposta perché sia per i prodotti digitali, perché Magic perché Magic acquisisce una nuova identità e punta anche al digitale, non solo con Magic Online, ma prima con Duels e poi con Magic Arena, quindi comunque l'idea è buona. C'è anche nel logo del canale di Twitch. E l'avranno già cambiato. Ma no, è questo? No, quello è semplicemente il logo di del Planeswalker. Il logo Planeswalker è già presente come immagine da tempo. Cambia il fondale di solito. Comunque è... non... Allora, è un impatto diverso. Perché siamo passati da tre loghi che nelle differenze avevano molte cose simili. La M era più o meno gestita nello stesso modo. C'era una bordatura e al suo interno un altro colore, e quindi questo è completamente diverso. Lo trovo personalmente un po' spoglio per prodotti che possono essere presi in mano, nel senso, cioè facciamo proprio brutale un esempio di un box e una bustina. Come cioè questo ha l'aria più profonda, è più profondo, ha più profondità, più caratterizzato, è più caratterizzato, diciamo. Bisogna abituarsi, è semplicemente un logo su un prodotto, cioè sulla scatola, poi dentro la carta è la stessa, però personalmente lo trovo troppo bianco, metallico, troppo freddo rispetto ai precedenti. Siamo passati da una cosa che ti faceva molto sognare a una cosa un po' più definita, ma ancora veramente forte, nel senso, sì, quello giallo è molto, cioè pietroso, sì, sì, ha una cosa più metallica ma ancora con questo colore che ti permette di dare più profondità su certi prodotti. E questo secondo me bisogna abituarsi, perché su un box o una busta tipo quella di Era della Rovina questo farebbe cagare, perché è bianco. Sì, ma penso che poi cioè su Magic Arena ci può stare, però la bellezza in Magic è molto importante, è molto minimale, perché ha una forma, però non ha più la bordatura, non ha più quella M con quel taglio a metà, sì, che si vede, perché vedi che qua è tagliata, sì, sì, certo. non c'è più il doppio bordo, poi c'è la M che va su, c'è la M che va su due righe, detto adesso ovviamente, ecco, c'è la M che è più grande perché ha la base che è su The Gathering. Invece qui adesso ci sarà qua il logo. The Gathering va esattamente qua sotto. E poi c'è il simbolo del Planeswalker. Personalmente, ora come ora, ormai abituati a qualcosa di diverso ma simile, c'è da abituarsi. La cosa che mi dico è ok, sarà sulla bustina, la carta non cambia, il retro è uguale. Non cambia modo. Ci siamo abituati sui box, sui bundle, su... Ci siamo abituati al cambio di grafica della carta, il fronte. Esatto. Abituarsi a questo, cioè ci metti due edizioni, sbusti Dominaria, sei contento. Esatto, sbusti passata. Dominaria e basta. Cioè, ti sei già dimenticato che hanno cambiato il logo. Giochi un po' a Magic Arena, magari hai l'app sul telefono, ti apri l'app di Magic Arena, il logo è lo stesso, ti abitui. Nel giro di un mese ti abitui. E ti sei abituato, ci siamo tutti abituati al cambio bordo nero, bordo bianco, rinnovo bordo nero, cambio di grafica in quei modi, cioè abituati a questi cambiamenti visivi di carte che tu effettivamente vedi, di prodotti che ti porti in giro come le carte, abituarsi al logo, anche se effettivamente è un magone bianco. ma magari cambierà anche il colore del... Può darsi. Cioè qua adesso è metallico perché è quello... base. Però secondo me funziona. Però cioè, nel senso, essere... ci abituiamo in fretta, sbusti Dominaria, sei contento, ti dimentichi. Anche perché hanno detto che
Uscirà anche per telefoni? Non si sa. Non si sa ancora, però Adesso ne parleremo, perché è abbiamo i punti che un'ipotesi, nel vogliamo. senso che volendo puntare a un digitale, tra virgolette, competitivo Sì, verso se altri vogliono, giochi, semplicemente, se vogliono competere con Hearthstone, devono prima o farlo. poi devono farlo uscire per Android. Punto. Non c'è altro modo, se vogliono veramente competere. Sì, però nel frattempo, intanto quando lo avevi il bordo bianco, cioè No, il ti. bordo bianco c'è schifo, punto. All'unanimità. Non è vero, a me non dispiace. Ma non hai detto che ti Mi piace? va bene, su delle terre Non hai magiche è detto che. Non dici, stupendo. oh mio Dio, il bordo bianco è bellissimo, dovrebbero metterlo dappertutto anche quelle nuove. Non lo dici, perché No, però non ti è abitui. bello. Ti abitui anche Però quelle. è quello. Personalmente trovo molto belle le grafiche di carte più vecchie. Che facevano la texture quelle, Dio ne ha degli esempi, tipo di assalto. Sì, aspetta. Cioè, quelle erano fiche. Aiuto, cos'è questa? Ah sì, è solo una Mystic in Forest. Ma anche, cioè, anche tipo queste, o quelle, le carte tipo di assalto, o quelle di patto delle gilde. Vabbè, il patto di Gide non cambia molto da quella che abbiamo adesso. Sì, però quelle di assalto secondo me erano molto belle come idea. Però ci si abitua, tranquilli, passa. Adesso andiamo però al sì, assalto con Allora, le winner, lo però devo so. preparare, perché come sottofondo noi volevamo avere quello che hanno mostrato Pam, pa-pam. al. Aspetta. Chissà cosa vedono loro adesso. Loro vedono noi. Perché Ah, ok. non ho ancora messo la. Questo. Devo fare stop. Devo mutare la TV perché altrimenti è un casino infinito. Perfetto. Puffetto, puffetto. Puffetto. Puffetto, Poi devo fare puffetto. È tutto tu così. che. Devo Ok. fare così. Devo fare così. Devo sempre vedere le cose che sono What's up? Welcome nascoste. along. My name's Riley here in the booth at the World Championship, and I've been joined, of course, here by the Magic the Gathering Two brand new decks as well. I tell you what, I'm very amped about this. We're going to head down to the feature match here in just a few minutes because I mean, we've seen some of the biggest names in Magic across the weekend, the World Championship, of course, the 24 most powerful wizards around the world, and the power level of these wizards is just off the charts. Yes. They are just the best. It's been fun watching them all year long and fun having an opportunity to watch them compete here in Boston. Yep, and it's going to be no different here because, of course, down on the arena floor, ready to get underway, as you can see, we have Marshall Big Bucket Sutcliffe Fatto. up against Paul. Ci Ci siamo speaking dimenticati di to aggiungere il titles microfono, Sì. perché mi ero dimenticato di aggiungere il microfono. Allora, cosa stiamo vedendo qua? Ecco, perfettamente con né voi né il filmato, sentiamo voi, sentiamo un po' coloro. No, l'idea di sentire un po' coloro è giusta, perché era soltanto per far vedere. Praticamente, qua fanno. Adesso dovreste sentirci, quindi diteci se ci sentite, ma in teoria sì. Cosa parlo, Sì, sì, parlo. sì. Ok, perfetto. Questo è un altro gameplay di Magic Arena che hanno mostrato proprio al World Championship. Un po' a sorpresa in realtà, perché avevano detto solo che ci saranno state le novità. Ma in realtà, cioè novità tra virgolette, perché non si è visto niente di nuovo, si sono solo fatto vedere una partita vera, tra virgolette, perché forse quella della prima live era un pochino costruita, nel senso qua c'era proprio, gli hanno detto a due persone, voi giocate, vi mettiamo i computer sul tavolo, boh. Allora, con questo come sottofondo, così potete anche vedere come effettivamente. Aspetta, però prima voglio abbassare questo per vedere. Ah, si vede decisamente Bene. discretamente. Quindi, volevamo con
questa video di accompagnamento, dirvi e ricordarci quello che sappiamo di Magic Arena, perché secondo me è una cosa da tenere d'occhio, perché potrebbe veramente essere un passo che porta Magic a un nuovo livello di altezza, secondo me. Il fatto di riuscire ad entrare nel digitale, sì, in modo effettivo e competitivo, perché Magic Online non è un modo competitivo di avere il gioco online, assolutamente. Si basa su troppi precetti vecchi, cosa che a loro non serve. Funziona benissimo per i giocatori che effettivamente giocano già online, funziona benissimo per quello che è il mondo interno alla Wizard, ma non funziona se lo devi confrontare con prodotti digitali. Sì. Io non sapete quante volte mi è venuta voglia di dire inizio Magic Online, ma solo il fatto, che è una cosa anacronistica secondo me, solo il fatto di creare l'account costa $10, perché loro vogliono farti capire da subito che se tu giochi a Magic Online devi spendersi dei soldi, e ci sta, però è come giocare dal vivo. Quindi io che ho la possibilità di giocare dal vivo preferisco giocare dal vivo. Se vivessi nelle Filippine, guarda che ci sono anche là, appunto, ma se vivessi nelle Filippine alle pendici di un vulcano, okay, in un'isola, non hai la connessione internet. C'ho la connessione internet perché esiste la connessione satellitare e gioco Magic Online, ok? Però ora come ora è l'unico modo, cioè è l'unico vero motivo, se non sei un pro e quindi devi allenarti costantemente, perché anche sì, quello è vero, utile. I soldi ti ridanno come valuta di gioco, però sì, è comunque una Insomma. Questione che non lo puoi paragonare a quei giochi che sono free to play fino a un certo punto o con microtransazioni, perché come il più famoso che in questo momento è Hearthstone. Ma il fatto è che tu mettendo, cioè è un per i giocatori che uno non sanno cosa stanno andando incontro, due quelli che credono di dire ma sia un gioco online, quindi è avere Coccatrice no, perché c'è pieno di deficienti, quindi tanto vale trovarsi con gli amici o su Coccatrice, che può andare bene, ma meglio o dal vero, però comunque non hai più possibilità rispetto a prima. E comunque anche solo $10 solo per creare un account è un muro altissimo per tantissime persone, anche tantissimi perché giocatori. Sì. Però nel senso l'idea è che comunque ci siano moltissimi giocatori che non possono permettersi, perché per l'età, per dove sono, anche semplicemente di avere una prepagata in cui caricare $10, sì, o una PayPal in cui caricare $10 per poter iniziare. E poi, perché poi puoi dire, è vero, effettivamente poi avrò microtransazioni per comprare determinate cose o per comprare le buste, ci può stare, però non è così competitivo. Passiamo un attimo all'idea di Magic Arena. Arena di base sappiamo che sarà free to play, come abbiamo open, sì, perché con microtransazioni per comprare buste, carte, ma saranno irrisorie a confronto di quello che potrai fare gratuito. Spero siano irrisorie, perché sempre per il fatto che devono essere competitivi su un mercato dominato, dove funziona così, ciao Lorenzo, da un mercato dominato da Hearthstone. Hearthstone, le buste, se le compri in massa, cioè se ne compri 30 o 40, non mi ricordo, te le fa pagare meno di un euro l'una. Meno di un euro l'una. Ok, che sono buste da 5 carte e tutto, e che sono carte che ti rimangono lì, nel senso, però non puoi pensare di tenere dei prezzi nemmeno vicini a quelli di Magic Online. E poi il punto a favore comunque di Hearthstone e di un gioco che dovrebbe essere anche quello di Arena è che le buste non le devi per forza solo comprare. Esatto. Cioè la possibilità, cioè diciamo, le compri tramite non soldi ma moneta comunque di gioco.
adesso iniziamo le considerazioni, direi di farle in un secondo momento. Andiamo di quello che sappiamo. La beta tramite il link che vedete da questo, no, di là, così. No, non io mi confondo sempre. Ok, là in fondo, lo vedete? Là in fondo, guardatelo, là lo vedo. C'è playmtgarena.com e tramite quel sito voi potrete registrarvi alla beta, se non l'avete già fatto, chiaramente. Noi l'abbiamo già fatto. Con numerosi account. Con svariati account, con i nostri, con quello della pagina, con i nostri, con altri nostri account sparsi in giro per la rete. E ovviamente la DCI è solo una volta, perché non è sì, che puoi fregare la cosa il sistema, importante è che inizierà il mese prossimo, a novembre, probabilmente inizio novembre, perché quando hanno detto che inizierà il mese prossimo era la settimana scorsa. Gli accessi saranno, come spesso accade, non fanno una beta di massa subito, ma verranno dati a ondate. I primi che riceve giusto un paio di iscrizioni, esatto. No, ma noi ci siamo anche tenuti. C'è stato un nostro amico che ci ha detto: mi sono iscritta con quello di mia mamma, quello di mio papà, sì. L'altro mio, quello della sì, una cosa così. Gli accessi saranno dati a ondate. Per primi verranno contattati, verrà dato l'accesso a coloro che hanno fatto richiesta all'accesso prioritario, perché hanno dato questa possibilità. Come si poteva ottenere un accesso prioritario? Essenzialmente se dimostravi che tu giocavi già a Magic, perché c'erano tre modi: o andare ai pre-release di Ixalan e i negozianti avrebbero dovuto darvi una pedina tesoro che io non so se ho qua. Sì, è di là. Ce l'hai te? No, non ne ho io, abbiamo la busta di tesori. Ok, ah, perché era lì in mezzo. Sì, okay. Quelle che mi hai... Sì. E comunque era una pedina tesoro a parte, perché sul retro come pubblicità c'era proprio un altro link che dava l'accesso ad un'altra pagina di iscrizione alla beta proprio per la prioritaria, cosa che non ho avuto, però lo facciamo vedere, dai, tanto ormai è passato, direi che possiamo condividerla con voi. Comunque, se non ve l'hanno dato i vostri negozianti, dovete dirglielo. Perché non ti avete dato? Comunque, questo è il retro. Sì, però, ecco. Dovreste leggerlo lì in alto. E questo è il link che vi dà accesso alla coda prioritaria, che è joinmtgarena.com. E poi esatto, poi probabilmente quindi hai usato uno degli altri. No, beh, quella lì legata al DCI è arrivata comunque a tutti, se non erro. Questo qua lo lascio un pochino qui intanto. Questo sarà il link per accedere al prioritario. Ovviamente non è l'unico modo, perché c'è la possibilità di un aggancio all'account di Magic Duel. Oppure tramite la partecipazione agli eventi di Ixalan di Magic Online. Esatto, adesso lo tolgo perché mi fa male il braccio. Poi, visto che la domanda è già stata fatta, Magic Arena inizialmente uscirà soltanto su PC, non si sa se tramite Steam o altre piattaforme, o se sarà una client scaricabile direttamente dal loro sito. Però secondo me è probabile che sfruttino Steam, come magari hanno sfruttato non da subito, ma comunque in un secondo momento, perché Magic Duels lo distribuivano tramite Steam, quindi sempre andato bene, può funzionare. Tranne nel caso magari vogliono renderlo fruibile anche da altri dispositivi mobili, per cui potrebbe essere più semplice creare un download diretto dal sito. Ipoteticamente, l'ipotesi come congettura è che dovranno farlo fino per telefono per renderlo più competitivo. Sì, più, però, anche che possa toccare più persone possibile. Ovviamente la beta non sarà mai per telefono. Esatto, la beta sarà solo... You will get your figure to store in participating in sign up for...
La cosa della pedina non viene nominata. Eh no, ti dice, infatti dice participate in the Ixalan pre-release. Questa qua c'è stata data al pre-release che prova effettivamente il fatto che siamo andati al pre-release. Penso sia questo. Sì, no, però non hanno, effettivamente non avevano detto che la cosa era su una pedina. Infatti non lo sapeva nessuno, noi appena siamo arrivati al pre-release il negoziante ha detto questa qua è per voi tutti e dietro c'è, cioè ha fatto proprio l'annuncio a tutti quelli che c'erano per release, ha detto vi ho dato una pedina tesoro speciale perché dietro c'è un link dove potete avere l'accesso prioritario Sì, alla vendita. l'ipotesi sembrava quasi che... E in più, esatto, guarda il DCI, penso. Ma non è tanto... Cioè, la questione del DCI, Il ok, DCI ma il DCI è per tutti. Cioè, serve uno può anche non solo, giocare mai esatto, a avere serve DCI. solo per capire se, secondo me, anche per discernere se dare accesso a chi gioca già Magic e chi non gioca già Magic. Sì. Non dovremmo essere beati noi, dovrebbe essere la normalità, per quanto mi riguarda, avere un posto bello dove È giocare. quello il problema. Non siete le prime persone che si lamentano di mancanze da parte dei negozianti. Sì. La seconda mancanza che abbiamo sentito è per esempio la busta della Buy a Box. Cioè la Sì. quella c'è stata poteva anche essere un problema di tempistiche, per cui prima hanno dato la promo, poi però dovevano comunque darla quella Sì. busta. E l'idea che non diano un prodotto che per loro è gratuito, perché comunque glielo fornisce la Wizard e glielo devono dare, non se ne fanno niente di una pedina. Esatto. È una cosa che dici, cioè, capisco una cosa ogni tanto, però. In teoria sono. Sì, però appunto il DCI nel form serve solo per capire se tu hai già giocato, se sei un giocatore o non un giocatore di Magic. E Questo è un link link diverso. porta un'altra pagina che ha il form per la registrazione del priority access, mentre quello che dà il io mi confondo, quindi Sì, è di là, sì. perché effettivamente è storta la telecamera, quindi è di là. PlayMTGArena.com è l'accesso normale. C'è un Cioè il link fatto di per mettere il normale. DCI nel form semplicemente aiuta loro a capire se sei un giocatore di Magic o se non sei un giocatore di Quindi Magic. non vanno a controllare se tu hai Secondo fatto il pre-release oppure esatto. no, Cioè loro perché... sanno che hai fatto pre-release perché ti sei registrato in questo sito. Come Punto. l'allacciamento al Magic Tournament o sui prodotti online non sono legati al DCI, ma è legato proprio a un determinato link, a Che un'determinata azione sì, che che fai tramite. prova che tu hai quel gioco, hai Quindi fatto quelle cose. non, sfortunatamente non basta che tu hai effettivamente partecipato al pre-release tramite il tuo DCI, ma devi dimostrarlo tramite questo. Il problema è che io posso capire anche che il negoziante magari... non si è interessato, ma è un prodotto che ti forniscono e te lo spiegano, perché comunque non è che il nostro sia Dio sceso in terra e a lui dicono le cose in segreto e agli altri VPN no. No, anzi, fanno Fanno delle live in cui invitano tutti i VPN a partecipare il mercoledì sera, non mi ricordo. Comunque no, una sera a penso forse settimana, il martedì o giovedì, vabbè, perché una comunque sera a non è che ne ha settimana aperto. e quelli che si occupano dei negozi italiani, quindi proprio una cosa, cioè ce n'è uno per ogni nazione, fanno una live dove spiegano essenzialmente i prodotti, che cosa devono fare, così. Quindi, e non è una cosa segreta, c'è un gruppo dei VPN store anche solo su Facebook per dire, E comunque e si queste informazioni organizzano. vengono date anche in generale, questa è E stata data in basta, sì, generale. e basta seguire il canale YouTube delle VPN dove mettono dei video che spiegano le stesse identiche cose in inglese. Quindi non ci sono segreti. Perché non lo sono più, però mi è arrivata la mail e hai fatto il pre-release. Ah. Non lo so, beh, voi comunque se Riprovate. avete tenuto nota, lo lascio ancora un po' qua. Comunque direi che registrarsi due volte non è una brutta idea. Perché Può anche darsi che abbiano... questa lo mette a fuoco subito e le carte quando le sbustiamo dai Non lo box so. no. Beh, Giulia, buona cosa. Penso che può darsi che tengano magari... o tu abbia beccato una delle mail. Vuoi vedere? E dice che sono. No,
Ah no, dato che hai fatto il pre-release, tu sei. Però non ti dice che sei a... non hai... che hai acceduto col priority, ti dice che puoi farlo. Secondo me, eligible vuol dire che tu è Potresti. nelle tue possibilità partecipare col priority. Quindi, ma comunque, secondo me, non vi fa male registrarvi anche su questo sito, se non vi dice nient'altro. No, il DCI non è obbligatorio perché a loro serve solo per capire se già giochi o se non giochi. Perché è facile che facciano nelle Basta. ondate un'ondata anche di nuovi giocatori che non hanno mai giocato, in modo tale che proprio gente che non conosce il gioco la possa provare, anche per capire quanto è semplice, quanto è difficile, quanto è facile imparare tramite il gioco e senza che nessuno te lo spieghi. Gli interessa anche questo perché vogliono anche una beta da persone che non hanno mai conosciuto Magic. Qua dicono nei prossimi Grand Prix e Pro Tour in loco ci saranno le demo di Magic Sì, Arena. allora andiamo un attimo avanti. Comunque, esatto, andiamo Sarà solo da avanti. PC, è sviluppato in maniera da renderlo facilmente trasportabile su altre piattaforme diverse dal PC. Questo è quello che avevano già detto con Sì, i loro servizi. sì, sì. Inizialmente si presterà solamente allo standard e a qualche formato limited, quindi draft e sealed o qualcosa forse di nuovo. Sì, si pensa. Allora, nella prima live hanno parlato nello specifico proprio, cioè hanno detto draft e sealed. Però molti pensano che almeno nella beta, o anche in realtà non si sa, anche nel gioco completo, non ci saranno questi barra solo questi, ma ci sarà una forma di limited diversificata come è in Hearthstone l'arena, per l'appunto si chiama arena tra l'altro, quella di Hearthstone. Che essenzialmente è diversa perché in Hearthstone il draft funziona che il mazzo da 30 carte ti fanno vedere 3 carte random, tu ne scegli una, va nel mazzo e così basta, Ok. molto 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 semplice. Hai un numero minimo di rare che ti vengono proposte, tipo 2 o 3 rare sono assicurate, ma potrebbero anche essere di più. E cose, cioè una cosa semplificata, diciamo. Ovviamente il prodotto che verrà inserito alla fine di Arena può essere, sicuramente sarà standard draft e sealed, ma si vedrà anche il feedback dei giocatori. Sì, stanno puntando tantissimo sul fatto di dire siete voi che ci dovete dire Cosa cosa volete? fare Perché e cosa voi sarete i volete. primi a giocarci e quindi i primi su cui dobbiamo puntare. Esatto. Poi sarà a tutti gli effetti Magic. Quella era la differenza con Magic 2, dove i mazzi non potevano essere strutturati come sono effettivamente, con Esatto. la questione della limitazione 1, 2, 3, 4 Sì, per che in c'era. base alla rarità, cose strane, insomma. E quindi, no, e quindi sarà più simile a un Magic Online, un Magic dal vivo, rispetto a un Magic Duels, senza Esatto. queste vie di mezzo. Durante il Poi. gioco, perché il gioco ovviamente essendo, tra virgolette, online, può essere guidato fino a un certo punto in alcune decisioni, Sì, e alcune ci decisioni saranno. vengono prese in autonomia dall'iPad. Ma era anche così anche in Magic Sì. Duels. In Magic Arena ci sarà la praticamente durante la partita si potrà attivare una modalità che è detta full control, che in Suona questo momento benissimo. nel video la vedete perché dove c'ha il bottone quello lì verde per passare di fase sotto a un cancel. Quel cancel lì gli permette di cioè, nel senso, se non ha confermato un'azione, di tornare indietro e soprattutto di pausare il gioco ogni qualvolta a te viene data la priorità. Quindi è proprio è esatto, e ogni trigger, ogni lancio di magia, qualsiasi cosa che a te passerebbe la priorità, il gioco si mette in pausa perché tu puoi fare qualcosa, che è come è Magic Online, essenzialmente. Ogni cosa in pila, ogni trigger, ogni magia. Tu puoi rispondere, che sono proprio le regole di Magic. Non è inoltre con quel cancel lì. Esatto, è una cosa molto buona perché Anche, è la cioè, per cosa che va esempio, veramente mancava Magic cioè, un Duels. esempio molto scemo.
Magic Duels ti faceva tappare le terre come volevi, come voleva. E hanno messo più avanti la patch che potevi decidere come. Qui poi magari ti tappa le terre in un certo modo, però poi tu ci pensi prima di lanciare la magia e dici, forse guardando la mano mi conviene tapparla in un altro modo. Esatto. Prima di lanciare, stappi e ritappi le Esatto. terre Fai come come Goen. nella vita vera, nel mondo vero, e che puoi tappare, poi dici no, aspetta, ho tappato, finché non hai chiaramente già giocato la magia, puoi dire no, aspetta, ho tappato male, stappi, le tappi come vuoi te, Cioè, è è un molto, esempio si che... vede, non so se si è già visto, sì, mi sa di sì perché era l'altra partita, sì, a un certo punto, ok, contato l'articolo, chi ha usato il token nella fase più alta che ha fatto normalmente può essere inserito. Beh, allora usate il token, avete usato il token? Token. Dato che vi abbiamo dato questa possibilità, Un po' tardi. aiuto, volata giù, è scomparsa, il Sì. computer ha mangiato la pedina. Sì. E praticamente questa è una cosa molto bella, il fatto di avere il controllo pieno, come dal vivo, di poter fare e gestire le cose. La cosa figata dal mio punto di vista, più che altro perché io sono programmatore, praticamente hanno sviluppato nel gioco un engine, quindi un motore, possiamo, cioè, tradurlo proprio secco, di lettura delle regole. Un po' tardi, il link è ancora attivo, ovviamente secondo me adesso cosa. Sì, allora iscrivetevi tutti, così ci troviamo e ci meniamo di brutto. Hanno praticamente sviluppato un engine che è in grado di leggere il testo di una carta e applicare le regole in modo corretto, soltanto, diciamo, dando come input il testo di una carta. Questo perché è molto importante, perché uno dei problemi di Magic Online è sempre stato che le nuove meccaniche, le nuove carte, in base alla complessità delle regole, richiedevano tempi diversi di implementazione, essenzialmente. Adesso mi sa che è finito il video. Chiedevano tempi diversi di implementazione, portando anche dei ritardi, a volte è successo. In questo modo è potenzialmente inseribile ogni nuova e soprattutto vecchia carta di Magic, con pochissimo sforzo da parte dei programmatori, perché hanno già un oggetto che potenzialmente è in grado di già interpretare le regole in modo corretto senza dirgli nient'altro. E basta. E questo è tutto quello che sappiamo. Questa cosa è fantastica, lo dico da studente di ingegneria informatica, la matricola di game design. Nuove tecnologie dell'arte. Bello, sono fico. Piace. Mi ricorda il lacrimone di poco tempo fa con Senua's Sacrifice, che Esatto. effettivamente è una nuova tecnologia dell'arte Sì. nell'arte. E basta, questo è tutto quello che sapevamo di Magic Arena, del fatto ci sono molte questioni che sono state trattate in quell'articolo che ho pubblicato la settimana scorsa sulle domande scottanti per Magic Arena, che vi rimando all'articolo perché le spiega molto meglio lui e soprattutto in modo molto più approfondito. La cosa che mi auguro, tra virgolette, è che puntino. È che intanto il progetto che vada molto bene, modalico per dire un po' di tutto, basta così qualcosa di digitale. Sì, suonava un po' così, però era più figo, nuove tecnologie nell'arte. La cosa, diciamo, che più balza all'occhio è che appunto sembra Magic Arena, siamo un Magic Online migliorato e più moderno. E quindi probabilmente andando avanti con gli anni, dico anni perché sarà una cosa molto a lungo termine, può essere che Magic Online venga sostituito completamente da Magic Arena. Per me e per chi, per noi e per chi di voi non gioca Magic Online è chiaramente una bella cosa,
Però il fatto appunto è che c'è tantissima gente che gioca a Magic Online e c'è tantissima gente che ha un sacco di soldi su Magic Online, che ha investito e che ha attualmente come carte, perché le carte comunque Magic Online valgono, Sì. perché sono letteralmente convertibili in carte vere, e questo fa capire che c'è effettivamente girano dei grandi soldi lì dentro. Però questo mi sembra un po' prematuro parlarne, e comunque vi rimando all'articolo che lo trovate nelle note della nostra pagina, che si chiama, dove chiamasi 6 domande scottanti per Magic Arena, un po' lunghetto, però sono 6 punti che potrebbero effettivamente definire il futuro di questo gioco. Abbiamo parlato del fatto che comunque sia digitale il futuro della Wizard, il futuro di Magic, Cioè, sia si sta ampliamente. ampliando, Eh no, perché esatto. l'altro effettivamente il cartaceo è la normalità, Sì, quindi sì, si può sì. parlare di un futuro più in digitale. Quindi vorremmo ricordare che ci sarà anche l'altro gioco, quello di cui era iniziata l'idea, quello che potrebbe essere effettivamente il MOBA o Ah, sì. quell'MMORPG. Quello non si sa ancora niente, si sa solo che hanno iniziato, ma ci sarà. Quindi per tutti quelli un po' delusi del fatto che volevano già il MOBA, Sì. non ha molto senso, e avevamo detto non aveva molto senso pensare a un MOBA se poi ci sarà un MMORPG. Io sto aspettando anche quello perché sono Quello molto sembra curiosa. esatto, MMORPG. Esatto. L'idea, Sì. no, no, quello è sicuro che sia un Sì, MMORPG. quello della no, si chiama Legendary, è la casa, Non mi era ricordo. un'altra, vabbè. Però quello sarà, è già stato dichiarato che è un MMORPG. Molti avevano sperato, creduto che questo non fosse una cosa Sulle sulle carte. carte, ma fosse un MOBA, ma il MOBA non avrebbe futuro, cioè morirebbe ancora prima di Sì, iniziare. secondo me sì. L'MMORPG invece sicuramente c'è tanto spazio per quello, perché c'è un mondo talmente sconfinato Mondi mondi talmente sconfinati. sconfinati. Che anche se esistono un sacco di MMO, non significa che altri non possono nascere. Esatto. Perché comunque non ti annoi mai di giocare. Cioè, non è Aspetta che quando che c'era sta tutto qua. Elder Scroll Online, allora la gente ha smesso di giocare a Esatto. WoW, o quando ci sono tutti quegli MMORPG, anche i nuovi i Final Fantasy Online, non ti hanno impedito di continuare a giocare altre cose. Quindi io lo spero tanto, spero che lo gestiscano in modo tale da avere sia il Planeswalk in modo tale da avere. Sì, senti, per esempio, l'idea del il concetto di Planeswalker sarebbe semplicemente molto più semplice per le espansioni. Fai un'espansione dove il giocatore può giocare al posto di spostarti, stile Azeroth, se non sbaglio, spostarti da continente a continente in WoW, ti sposteresti da piano a piano. E ogni piano ha delle creature diverse, ma non cambia tanto. Senta, in realtà già con Magic Arena entrano negli eSports, Sì. perché hanno già Hearthstone è dei... considerato un eSport. Esatto, basta vedere Hearthstone e basta... E comunque hanno già detto che Magic Arena vorranno fare dei tornei, vorranno che abbia il suo circuito e che quindi vogliono puntare lì, perché è lì il futuro del gioco. Perché invece Cioè, l'MMORPG risulterebbe un il futuro di prodotto Magic è secondario. incredibilmente, per i tempi, è ancora cartaceo ed è fortissimo lì, e secondo me non rinuncerà presto al No, cartaceo, ma penso. però ha capito che effettivamente l'ultimo gioco di carte di successo è Hearthstone, che è digitale, punto. Warcraft ha provato a fare il suo gioco di carte Non cartaceo, ha ha funzionato. fallito. Allora ha detto: ma sai cosa? Noi siamo bravi a fare i videogiochi. Facciamo un videogioco che è un gioco di carte. E infatti hanno fatto la scelta giusta. Sì, l'idea comunque è potenzialmente hanno possibilità infinite. Potrebbero partire come differenziazione. Cioè, nella mia testa ho in mente WoW, perché un po' l'ho provato, perché comunque tutti l'hanno provato. L'idea è comunque che magari ogni classe che in realtà è intesa, per esempio tipo il necromante, il piromante, l'illusionista o mago classico, il druido, perché comunque un garo e un anissa, come li converti in druidi,
Ognuno di quelli potrebbe nascere e fare le prime missioni. Bravi, mi viene in mente anche Thor, Star Wars Republic. Nascono e vivono in una parte e poi pian piano possono accedere o tramite ponti planari per renderlo, o semplicemente tramite effettivamente l'arrivo di un certo livello, quindi l'accensione della Esatto. scintilla, ad altri mondi e ad altri punti di vista. E possono fare di tutto, cioè nel senso tu dici voglio questa classe nasce in quel piano, faccio la piromante nasce a regata, le prime missioni sono su regata, da regata io però voglio spostarmi, mi specializzo, Sì. voglio accumulare dei talenti, certi talenti li posso prendere solo, non so, su Kaladesh e quindi vado su Kaladesh, altri talenti li posso prendere su Tarkir, vado su Tarkir, o dei raid, delle missioni su determinati piani. Tipo, vai tutti, vadate su Alara, scontratevi con Nicol Bolas e ricreano i Comlux. Esatto. Cioè, hanno qualunque cosa da poter prendere. Hanno 650.000 equipaggiamenti che possono inserirti e farti scorrere una lacrimuccia. Il cartaceo non morirà, non può morire. No, no, il cartaceo non morirà, secondo me, o comunque non nel prossimo futuro, perché è molto forte sul cartaceo, è forse la più forte, considerando anche Yu-Gi-Oh, perché effettivamente anche Yu-Gi-Oh è ancora vivo, stranamente, da quanto mi dicono giocatori barra negozianti. La Magic è veramente il gioco di carte fisico più... che ha avuto, sta avendo più successo in assoluto. E 25 anni un gioco comunque, di carte è boh, non lo so, è incredibile, secondo me. la questione, la Wizard of the Coast in generale, e in particolare la sezione dedicata a Magic the Gathering o a Dungeons and Dragons, puntano tanto ancora sul cartaceo vero e proprio. Basta Cioè, vedere i manuali di D&D. anche se hanno cambiato lo stile di gioco nella 5, perché dopo la 4 hanno dovuto prendere e rifare tutto da capo, tornando a una via di mezzo una cosa un po' più semplice rispetto alla grande 3.5, l'idea è comunque che sia rimasta quella del giovane, del bambino che immagina, che crea toccando le cose. Cioè, il loro pregio è il fatto che sia tangibile, il fatto che non sia digitale. Cioè, perché va così tanto D&D? Perché tu al tuo tavolo di merda ti inventi quello che vuoi, ma lo fai tu in mezzo alle persone. È molto più bello di un raid e basta online. Ok, sì, mi sento con i miei amici, ma Non sei toccarli, cioè lì con loro. avere il cagacazzo di fianco che ti dice adesso io casto punto per terra tutte Chi è le questo mie qua? cagacazzo. Ma non lo so io che casta unto così. Costantemente è molto più forte. Loro hanno puntato proprio sulla questione dell'interazione umana, anche se c'è gente che tu incontri che dici ma perché? Prima ho ascoltato degli audio e li ho fatti sentire, che capisci che bella gente c'è, Francesco, quanto ti voglio bene quando mi mandi certi audio. Però puntano all'interazione umana e quindi anche i giochi online puntano, cioè secondo me saranno una cosa Aspetta che secondaria, controllo. importante, ma più secondaria. Sì, Yu-Gi-Oh! È vivo contro Grimgrin, bello, mi piace come idea. Bello, sì, il meta vecchio che arriva, cioè, perfetto, siamo a cavallo, cosa succede? No, niente, ascoltavo se No, pensavo che i era... miei auricolari non funzionassero più. No, no. E il pregio della Wizard of the Coast è pensare Sì, comunque è alla... vero. In Giappone sono più avanti con le edizioni e quindi ai mondiali i giapponesi non possono usare tipo l'ultimo anno di edizioni perché noi europei e americani siamo indietro. E quindi Bello. loro conoscono perfettamente il meta, cioè loro hanno già risolto il meta di quelle edizioni, di quello standard, possiamo dire così, Wow. e Cioè, come se quindi fossero a un però giro non di... Perché vincono solo loro, perché c'è sempre un americano, mi hanno detto, che vince tanto, quindi in vuol dire realtà che è vive in più bravo Giappone. ancora. In realtà vive in Giappone. Sì, però effettivamente con lo scambio di informazioni che c'è adesso tu sai cosa Esatto. giocano, cioè tu adesso sai già cosa giocherai tra un anno. È come la Wizards che adesso sta lavorando tra l'espansione tra Mai 4 anni, triste. però... Sì, è il bello, cioè comunque di Magic, che rimanendo Beh, in il fatto è che non contemporanea. è solo MTG, penso
No, beh, Final Fantasy, ma perché è arrivato adesso in Occidente, però tipo Force of Will dovrebbe uscire anche quello in contemporanea. Dovrebbe essere la prassi se pensi che il tuo gioco debba vivere debba bene essere ovunque. mondiale. Cioè, non è come un videogioco che, nel senso, fai magari un accesso prima in un'area e poi espandi l'area con i server, che però dici, insomma, in America giocano da più tempo, però faccio il server in Europa e quindi poi i giocatori europei vanno tutti insieme e dici, va bene, ok, ci sarà qualcuno che inizia prima o qualcuno che arriverà prima a livelli alti, ma pian piano si arriva a tutti. È un Sì. gioco dove in teoria tutti dovrebbero essere allo stesso livello per scontrarsi, non può funzionare con loro hanno un anno più avanti e noi guardiamo, scrolliamo le carte online per scoprire cosa arriverà. Poi un'ansia per lo spoiler, che è una cosa che già Sì, proprio... sì. Spiegatelo Ah sì, ho già visto tutto l'anno dopo. Lo dopo. so, cioè nel senso... Secondo me, per me sarebbe frustrante l'idea di avere dall'altra parte dell'oceano gente che ha un anno avanti a me e io non posso, cioè le vedo ma non posso usarle. Esatto, non puoi Ho tutto il usarle, tempo che quello... cioè puoi voglio, anche prenderle, ma puoi anche non le posso comprarle, ma non le usare. puoi usare, Cioè io tornei. posso creare i mazzi per il futuro prima ancora di poterli usare, però poi quando li potrò usare gli altri ne avranno già di nuovi. Che bello. Una Sì, gioia. sono state un po' più intelligenti. Ma poi è che ci vuole un attimo a far uscire, quando magari ci sta perché dici... Ma io non credo che avrà così tanto Ma successo e quindi all'inizio. l'ho fatto uscire solo in Giappone e poi dalle altre parti. Se è un anno che ti manca, fai uscire un cavolo di cofanetto con le carte che ti mancano di quell'anno lì, che così possono averle tutti e poi da lì inizi a far uscire le cose in contemporanea. Non mi sembra difficile, però da quel che mi ha detto la Konami, punta i tuoi soldi e basta. E facendo così penso riceva molti più soldi. Bene. Dopo Dopo la lei. Mystery in Forest non lo Cos'è? faccio. Con l'isola foil lo Beh, con fai? l'isola foil è più che con una Misty. No, no, basta. Mi fai del casino. Sono anche terre full art. E terre foil. Basta, perché il resto sono Terre rarace. foil. Sono rarace del E cavolo. visite spirituali. Cioè, tu mi vuoi togliere le visite spirituali. E anche l'onaghinata. C'era anche un No, questo non tramutante. l'ho lanciato, appunto. I tramutanti Sei sono senza miei cuore. amici. Sei senza cuore. Basta. Ok, vi salutiamo anche perché si è Avevo una fatta cosa da una chiedervi certa. prima della chiusura. Prego. Ah, ok, dimmi. E noi stiamo cazzeggiando brutalmente. Quindi aspettiamo, Konami. intanto giochi, intanto. Scegli una carta. È il porto del litorale. Ma vedi, sei un po' stupido. L'ultimo racconto. Ok, quale? Cioè quello con Quello di Jace quello di Jace Braska. Aspetta, Braska. ci siamo inchiodati. Sì, l'ultimo racconto. Le mie lacrime, io che piango. E in realtà nell'ultimo racconto c'è una cosa che non ho capito neanche io. Jace dice una cosa tipo quel simbolo familiare. Voglio le vostre opinioni. Allora, l'ho adorato. Punto. Nel senso che ho adorato come hanno reso di nuovo, hanno reso Braska, che hanno fatto capire che comunque l'idea è che comunque vogliono far intuire che Braska e quel lato dei Golgari non siano un'entità unica di male, di gente che mi interessa solo uccidere, rianimare, uccidere e rianimare. Ma che lei sia nata, cresciuta apposta in una situazione che l'ha resa così com'è. E quindi estraniata da questa condizione di essere un'assassina con una missione molto diversa, può cambiare il suo punto di vista, che è quello non di uccidere chi mi sta di fronte, ma di cercare qualcosa e di cercare una stabilità per la mia gilda. Perché alla fine possono essere brutti e cattivi, possono essere neri, ma come abbiamo visto hanno stravolto il concetto di bene e male. I Golgari No, hanno sono... semplicemente detto, non è che se uno è nero è cattivo e se Sì, uno è bianco è buono. ma fino a un paio di tempo fa era quello. Cioè i Golgari sono una famiglia, quindi Vras... Cioè sono diventati le Gorgoni, sono diventati come dei deboli che si sostengono a vicenda.
Vraska in quel contesto si è aperta perché finalmente si sente, penso, libera di poter esprimere cos'è, perché sa che quando torna sarà tutto diverso. Esatto. Non deve aver paura di aver ucciso fino adesso, perché quando torna sarà qualcuno gli ha promesso che si prenderà cura, che lei riuscirà a prendersi cura della sua gilda, di chi è rimasto solo nella sua gilda. L'idea comunque è che Jace non sappia più chi è, e quindi questo nuovo Jace è, cioè, il mio spirito animale. Quindi lui è un bambino che vede questa persona che è decisa, sa cosa deve fare, perché deve farlo, e vuole aiutare, perché sa che può farlo, perché, cioè, quando comincia a spiegare il concetto del futuro, del costruirsi il futuro, perché lui si sta ricostruendo, e quando si rende conto di poter fisicamente toccare la mente delle persone e Esatto. distruggerla, lì c'è un momento di crisi. Cioè, forse fino a quel momento non sappiamo quante volte si è posto una domanda: ma io cosa posso fare alla mente delle persone? Io quanto posso far male alle Esatto, persone? Cioè, perché vedeva elementi fragili. nel momento in cui Vraska non voleva dirglielo, lui si rende conto che la mente umana è fragile, e l'aver visto Anamaret, l'aver intravisto quel volto senza sapere cos'è, ma sentendo che c'era qualcosa che non quadrava. Ma la scena in cui ricrea Ravnica Sì. e Vraska la vede, lui vede lei stupita, ma anche arrabbiata, perché tu hai toccato comunque la mia mente, io ti avevo chiesto di non farlo. Cioè, lui si rende conto di quanto è facile prelevare informazioni, ma anche Senza quasi buttare, senza volerlo. volerlo, ma anche buttare informazioni e prendere cose e tirar via cose e distruggere cose molto facilmente. Hanno finalmente dato a Jace quella maturità che la sua abilità ha bisogno, di cui la sua abilità ha bisogno. Cioè, tu sei una persona che può distruggere e ridurre a nulla un'altra, ok, è viva, ma non è più lei. E finalmente c'è una. E l'idea comunque che sia Vraska un'assassina a fargli notare queste cose, una persona che invece non tocca la mente, ma distrugge Il il corpo. corpo, è molto bello. Secondo me hanno creato due hanno ricreato, perché Vraska Sì, l'hanno l'hanno ricreata, rifatta. due personaggi davvero da pelle d'oca. Si sono impegnati tanto, sono bravi quando si concentrano su due Sì. personaggi. Quando, quindi è davvero più bello. È adesso, è davvero, perché adesso sa cosa comporta il suo potere, sa cosa comporta il toccare le menti. Cioè, non si ricorda nulla. Cioè, sì, il suo primo Sì, ricorda. spingicidio. E però questo fa balenare l'idea comunque che pian piano, cioè, Vryn ha ricordato la prima volta in cui ha fatto del male a qualcuno. Quindi può darsi che si ricorderà pian piano anche Vryn. E davvero, come hanno risistemato Vraska, come l'hanno resa più rilassata in questa situazione, secondo me dava tanto. E già il flavor, quello della caduta di Jace, che per la prima Sì. volta lei non vuole uccidere, ma Ma vuole ma salvare la vuole vita. salvare qualcuno, è perché finalmente anche lei è fuori dal suo schema. Sì, cioè, nel senso, prima comandava la mente di una persona perché era una cosa che sapeva fare bene. Cioè, lui entrava, faceva, ma già comunque Ma già solo, avrebbero secondo me, dovuto sarebbe bastato farlo solo uno riflettere. scontro con Bolas per capire, cioè anche se non avesse perso tutta la memoria, avrebbe capito lo stesso, ha Ma da detto qui io non lo sono. rivede, cioè, da qui era costretto Sì. a rivedere e a ricapire. Sì. Praticamente è tornato bambino, solo che da bambino nessuno gliel'ha spiegato perché, era comodo, lo usavano, praticamente lui doveva raccogliere informazioni, le portavano, gli cancellavano la memoria e tutto ricominciava da capo. E quindi lui da piccolo, quando era il momento in cui davvero avrebbe dovuto imparare quanto è fragile la mente umana, non lo sapeva, perché cioè, glielo toglievano questo concetto, altrimenti non poteva andare a prendere informazioni. E sì, mi è piaciuta molto, mi è piaciuta davvero tanto, perché non si è mossa di tanto. Sì, ok, si è capito qualcosa sulla la questione della bussola, si è capito comunque qualcosa su, cioè, adesso inizierà la vera ricerca perché non hanno più la nave, quindi si devono pure muovere. Però si sono impegnati tanto, e questa volta davvero. Lo spero.
cioè spero che comunque ogni personaggio, Sì, cioè, secondo me, cioè, perché proprio con hanno tutto il distrutto i discorso che abbiamo guardiani? fatto, cambio di logo, il Perché, fatto di cioè, anche semplicemente cambiare. perché hanno splittato i guardiani e a ognuno di loro hanno fatto subire un trauma fortissimo. Jace è ritornato a zero, mi hanno quasi distrutto la mente. Liliana si è ritrovata di fronte alla scelta: o muoio, quindi la mia paura più grande, o vado lontano, li tradisco, li abbandono. Quindi rifaccio lo stesso errore dell'inizio. Chandra ha capito che col fuoco non puoi uccidere un drago perché il fuoco non è tutto. Quindi anche lei deve ricostruirsi. Nissa ha semplicemente capito che deve diventare più forte di quanto già Sì, forte è. esatto. Cioè, lei è l'unica che forse era la più matura del gruppo, ma gli manca, ma ha capito anche cosa vuol dire mettersi in gioco per altri. E Gideon non è indistruttibile. Ognuno di loro ha subito il trauma più grande che poteva subire. Forse Nissa è il Sì. minore, perché ne Beh, aveva no, già Nis, presi. sì, comunque Nis ha capito che il suo ascendente sulle anime dei piani non è, cioè c'è qualcuno che potrebbe averlo Sì, più forte di lei. però già la visione degli Eldrazi quando ho visto Sì, era però già stato un bel trauma. lei lì su Zendikar aveva il Era a pieno, cioè è casa. riuscita ad avere il pieno controllo Praticamente ognuno di del loro è piano. stato, gli è stato posto davanti, ha subito la più grande paura. La sconfitta su ciò che Sì, reputavano il essere punto di forza. confidenti, esatto. Cioè. Infatti le sconfitte come carte sono proprio Sì. calzano a pennello. E quindi sembra che tu, cioè che loro debbano ricostruire l'immagine, perché comunque è l'idea del cambiamento, sia del gioco in stesso, ma anche l'idea della sconfitta. Cioè serviva Bolas per batterli, serviva Bolas per cambiare la trama, perché Bolas fino adesso è stato sconfitto una volta sola realmente, e anche lui si è ricostruito. Cioè, lui ha ricostruito se stesso dopo numerose Letteralmente. letteralmente e dopo numerose sconfitte. Cioè, adesso l'unico che ha già subito una sconfitta e che può fronteggiare Bolas sarebbe lo stesso Ugin, perché ha fatto in modo di tornare in vita. Cioè, Esatto. nel senso, si è impegnato anche lui tanto. Quindi l'umiliazione, sì, morale, fisica, completa. Cioè, Gideon deve tornare a casa per ricostruirsi. Cioè, ognuno di loro tornerà o a casa o sul piano di cui in quel momento ha più necessità, perché per secondo me Nissa potrebbe andare effettivamente tipo su Chandalar. E dipende perché lì stava per morire, quindi ha planeswalkato anche lei Esatto, d'istinto. ma l'istinto secondo me, tranne Jace perché serviva un collegamento a un piano successivo e magari in realtà gli fa anche bene, ha qualcosa, scopre qualcosa che gli fa bene, potrebbero andare in un piano che li può guarire in In qualche realtà modo. Jace dice che è andato lì prendendo uno sprazzo della sua memoria, quindi vuol dire che può essere che ci sia già stato. Ma una cosa che a me fa riflettere sull'ultimo capitolo, che quando lui smonta quella cacchio di bussola, prova a planeswalkare per capire che è, e dice che è il simbolo familiare. Tu, se l'hai visto due volte, No, è non è. familiare perché l'ha già visto una Sì. volta. Ma una volta non è No, è familiare. familiare perché se lo aspetta, l'ha No, già secondo visto. me vuol dire qualcosa in No, più. l'ha già visto, La prigione basta. Azorius. La prigione Azorius. No. Lo so. Quindi, sì, quindi dominare o Chandalar. L'idea di Nissa è curarmi. O mettermi alla prova, ma sto morendo, quindi è curarmi. Chandalar sarebbe una prova, perché Sì. Chandalar non è E un poi piano finalmente faranno faccio. un'edizione su E Chandalar. Nissa potrebbe essere il modo migliore per avere È stato detto qual è il Ravnica. Ravnica. Lui è uscito da Vryn ed è andato su Ravnica. Sì, dopo aver distrutto Alamaret, il primo Planeswalk, cioè il primi... Ah no, il primo vero Perché il primo non lo Planeswalk. sa, lui non se lo ricorda. Perché Alamaret non poteva permettergli di Che ricordare era un che era un Planeswalker, Planeswalk. perché sarebbe potuto andare via e quindi non avrebbe potuto usarlo. E quindi gli ha cancellato la memoria del primo. Ma possiamo ipotizzare che se il ban dei Planeswalker è molto, è già da un po' di tempo, lui non sia mai andato su Ixalan, perché altrimenti non sarebbe Non potuto sarebbe tornare potuto indietro. tornare.
Non poteva tornare indietro. A meno che la cosa di se non fosse 5-6 la anni. magia, esatto, non fosse successiva. Sì, magari neanche una decina d'anni. Allora sì, se da tanto tempo no, perché non poteva tornare indietro. Secondo me comunque sì, gli vogliono far recuperare la memoria. Però no, Cioè, come più che sono i altro, tritoni, mi nel sembra. senso, tu trovi un bambino a caso, e lo accompagni al sole Che dovresti che dovresti proteggere, non proteggere dovresti per far farlo sapere a uscire. nessuno dov'è. C'è un tritone che è tipo la guardia di Jay. Ma sì, nelle carte, però non è detto che rispecchi la storia. Boh, vedremo, perché può darsi anche che lui abbia già visto Ixion, perché questo concetto di chiusura magari è da Magari ha anime. dato lui come si dice? Cioè, visto che è arrivato il primo scemo, Sera, l'hanno no, se era chiuso. una magia Zorius e qualcosa del genere, lui essendo stato il patto delle gilde, magari ha dato la delibera per agire Senza su saperlo, perché Ixalan. era una sua illusione, quindi ha Non lo firmato so, carte a eh. caso. Sì, un bambino telepate, però potrebbe essere una parte di storia interessante, sempre un potrebbe, oppure semplicemente si ricorda qualcosa di qualcuno che gli ha narrato, potrebbero collegarsi a qualche personaggio secondario che lui ha già Sì. incontrato. Potrebbe, cioè l'idea è interessante, l'idea che lui sia arrivato fin lì e sia riuscito a convincere il tritone che sapeva dove era il sole a farsi mandare a casa, cioè l'idea è davvero interessante. Può essere complessa, però insomma la Wizard ci ha sempre stupito con cose interessanti, quindi può funzionare. Secondo me si rivelerà qualcosa di un po' più semplice, cioè lui Sì. che ricorda qualcuno, qualcosa e... O comunque una missione che ha dovuto, cioè delle informazioni che ha dovuto rubare quando era bambino, anche semplicemente, oppure il mare, magari si ricorda il Il mare, mare. e quindi hanno portato su dove c'è il mare. Va bene, Ok. oltre a queste, altrimenti, visto che possiamo più. Allora, più che Agostino primo avevano parlato di. Di un avevo sentito un altro nome, non Agostino primo, come Quando? Azorius, ipotetico Planeswalker. C'è Azor, Azor. che è il capo e il parun degli Azorius. Come sì, se i primi Azorius non fossero di Ravnica, No, Azor stesso magari fosse un Planeswalker, allora sì, Azor magari quella è una primo. magia di Azor. Potrebbe essere una magia di Azor. Questa è l'ipotesi è stato il mio campanello sul un simbolo familiare. Forse perché io vedendo la cosa la seconda volta non la definirei familiare, però la sensazione magari diventa familiare perché non puoi uscirne. Però sì, o Azor primo, quindi Azorius stessi, perché il simbolo molti lo associano, cioè io ho visto tante Sì. teorie che si è proprio associato, cioè io all'inizio non ci credevo, però tutti mi facevano notare, guarda c'è il disegno, Sì, ti c'è. assomiglia, c'è l'idea, starebbe perfettamente con una prigione Azorius, ma fino, ho ragione, a suon di sentirtelo dire, potrebbe anche essere. Sono qualcosa legato a Ravnica. O semplicemente due cose che non... che in realtà a vicenda non hanno... cioè... Sì. Il sole potrebbe anche essere neanche una cosa legata a Ravnica, ma qualcosa che non deve finire nelle mani di nessuno Sì, e per quindi quello l'ha nascosta nascosto. su quello che potrebbe essere una ipotetica prigione, o semplicemente ha creato questo blocco perché chiunque va a cercare questa cosa comunque non ne può uscire. Sì. Sempre che la cosa non abbia abbastanza potere Sì, da vero. rendere inutile questa cosa. Va bene. Ora Bene, sì. davvero, perché ora Direi prendo la che macchina e possiamo vado a casa. staccare. No, prendo io la macchina. Quindi Sì, è vero anche quello. tra 15 minuti. Sì. No. Quindi buonanotte. Cosa sei? Porca!
Buonanotte. E ci vediamo. Vediamo. Anche perché domani c'è una live su Magic Arena dove Io parlano sono a e cena così. dalle mie amiche. Quindi al massimo faccio io una mini, un qualcosa dove ce la guardiamo insieme. A mangiare tanto cinese piccante. Beate voi. E puoi venire anche tu. No, Sei non tu mi ha che non. invitato. Sì, e la conversazione No, era di fa lo gruppo. stesso, sto a casa. Sei tu che non ti sei invitato. Vado, sto a casa. Allora, niente grattini alla Lily. Quindi ci vediamo direi domani sera, non so che ora però per quello, se è un orario decente possiamo farlo, Altrimenti. altrimenti niente, altrimenti magari farò, magari farò, se lo fanno prima mi guardo la live, possiamo fare una live noi giusto per spiegare, altrimenti vediamo. Avanti. Quindi buonanotte, grazie per averci Buonanotte. seguiti. Sto sistemando. Speriamo di non avervi annoiato e ci vediamo domani forse, sicuramente martedì prossimo. Quindi, ciao, Ciao. buonanotte.